Quello appena trascorso è stato un fine settimana apocalittico per il Tirreno cosentino. Dopo l'insolita nevicata di sabato mattina, il candore dei cristalli di ghiaccio ha lasciato il posto a una bufera di vento che ha sparso terrore e disagi ovunque. Nonostante le raccomandazioni a non uscire di casa, i danni sono stati enormi, a partire da quelli registrati sulla linea ferroviaria Paola-Sapri, che nella serata del 23 febbraio è rimasta paralizzata a causa degli alberi che si sono abbattuti sulle rotaie. Ma di arbusti in piedi ne sono rimasti ben pochi e ad avere la peggio è stata la strada statale 18, che ha visto finire sulla sua carreggiata di tutto: rami, tronchi, cartelloni pubblicitari, insegne, teloni, lamiere e persino un tetto. Il tratto tra Praia Mare e San Nicola Arcella, che comprende i ponti di Canal Grande e Tufo, è rimasto chiuso al traffico per diverse ore, dopo che due tir si erano piegati su se stessi adagiandosi sull'asfalto. Alcuni camionisti hanno trovato riparo nella piazzola di sosta adiacente al lungomare di Scalea, ma anche qui, nella città di Torre Talao, il vento è stato impietoso. A Santa Maria del Cedro e lo infierisce sui danni già presenti dopo le ultime burrasche e finisce con il danneggiare diverse strutture, anche quelle balneari. Danni alle strutture anche nella città dell'Isola Dino e di San Francesco, in pieno centro cittadino. In nottata era prevista una tregua, che fortunatamente è arrivata, ma per precauzione i sindaci di San Nicola Arcella, Scalea, Fuscaldo, Guardia Piemontese e San Lucido hanno disposto per oggi la chiusura di tutte le scuole ricadenti nei loro comuni. Francesca Lagatta per la CNews 24.